Ci risiamo. 7 libri in 7 giorni. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Questa è la solita clip introduttiva della mia maratona di lettura annuale, 7 libri in 7 giorni. Ogni anno mi piace tenermi da parte una settimana, tendenzialmente ad agosto, per dedicarmi solo alla lettura, rilassarmi completamente, dedicarmi a uno dei miei hobby preferiti, senza però privarmi di nulla, quindi. Lo scopo di questo video non è dire no agli impegni, ma cercare di leggere il più possibile durante la giornata, magari riducendo il tempo che uno passa, a fare lo scroll of doom su TikTok, appunto dedicarmi di più alla lettura. Quindi, quali sono le regole che mi sono autoimposta? È la terza volta che lo faccio, queste regole non sono cambiate di una virgola perché sono autoimposte e quindi faccio un po' quello che mi pare, però tendenzialmente non devo finire un libro al giorno, ma il totale della settimana deve essere 7. Quindi se in un giorno ne finisco 3 e per 3 giorni non finisco niente, va bene lo stesso. Sono ammessi tutti i tipi di libri, quindi audio, digitale, manga, graphic novel, quello che ho voglia di leggere. Infatti la TBR che vi farò vedere è abbastanza definitiva, ma se ho voglia di cambiamenti dell'ultimo minuto, lo posso fare, perché le regole le faccio io. E appunto non dire di no agli impegni, non chiudermi in casa, anche perché abbiamo visto com'è andata con la maratona di lettura di 24 ore e di quanto comunque non me la sia vissuta bene. Quest'anno ho cercato di scegliere una settimana migliore rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso non è andata benissimo, nel senso che mi sono divertita meno rispetto al primo anno, un po' forse complici i libri che avevo scelto che mi sono piaciuti così così, o comunque il fatto che avevo tutta un'altra serie di problematiche esterne che mi hanno impedito di godermi appieno la settimana. Quest'anno spero vada un po' meglio, credo di aver scelto un periodo migliore, ma sarà Alessandra del futuro a dare un giudizio. Detto ciò, direi che è il momento di passare in rassegna molto velocemente i libri che ho deciso di includere in questa sfida, a partire da quello che è un po' citofonato, nel senso che era uscito nella mia TBR estiva come libro da maratona. Sto parlando del Bar sotto il mare di Stefano Benni, che è una raccolta di racconti. Sono 196 pagine, quindi un libro molto breve che si può fare appunto in un giorno. Non ho mai letto nulla di Stefano Benni, so che dovrebbe essere umoristico. Vediamo, vediamo, e questo ce l'ho in libreria da anni, quindi è il momento forse di smaltirlo, perché appunto, ecco cosa mi sono dimenticata di dire, lo scopo di questa maratona è smaltire la TBR, insomma quello che ho da leggere in libreria. Quest'anno c'è anche un altro obiettivo, che è quello di chiudere saghe, e poi capirete. Quindi il primo è Il Bar sotto il mare. Un altro libro che era uscito nella mia TBR estiva era il libro più corto che ha in libreria, che in questo caso è 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli. Questo sono neanche 90 pagine, 85. Pensavo di leggere una lezione di fisica al giorno, anche perché non sono tutte della stessa lunghezza, ma sono mai più di una decina di pagine. Un pochino di lettura per iniziare magari la giornata, motivarmi, mi sembrava una cosa carina. E anche quello mi guarda lì dal 2020, mentre invece dalla fine del 2021 mi guarda Il viaggio di Alla di Naomi Mitchison. Non so dove ho visto questa N. E da quello che ho capito è una fiaba, la protagonista è Alla, figlia del re, che però viene abbandonata e quindi viene accudita dagli orsi, cresciuta dai draghi. Non ho ben capito, però sono molto incuriosita da questa storia. Poi appunto anche questo è molto corto, siamo sulle 100, neanche 200 pagine, nemmeno questo. Sono 148 pagine, quindi anche questo molto breve, si può leggere in un pomeriggio se uno si concentra un minimo. Mentre invece, per quanto riguarda saghe da finire, vorrei leggere gli ultimi due del Tensorato, Discesa tra i mostri e Ascesa della divinità. Alla divinità. E ho letto il primo nella scorsa maratona di 7 libri in 7 giorni, mi era piaciuto. A giugno ho letto il secondo quasi un anno dopo, quindi forse ho fatto passare troppo tempo e per evitare di commettere lo stesso errore ho deciso di includere entrambi in questa maratona di lettura. Non sono lunghissimi, anzi vanno ad accorciarsi questi libricini, sono novelle e questo sono 140 pagine. Sempre di questo formato Blink di Mondadori, che è molto piccolo. Invece questo sono ancora meno, sono un centinaio, 114, quindi questa veramente, questo va via veloce. Tipo la sera prima di andare a dormire, dai, questi due si possono far fuori. Altro libro, diciamo di una trilogia che vorrei finire, non è esattamente una trilogia, ma sono 3 libri collegati tra di loro, è
Act Your Age, Eve Brown. Tra l'altro, stranamente, questo è l'unico libro che ho scelto di leggere in inglese per questa maratona, ed è, diciamo, il più lungo, il libro lungo da leggere durante la settimana, piano piano, insomma. Sono 375 pagine, quindi la lunghezza standard per un romance, perché questo è appunto un romance. Volevo un libro, diciamo, più lungo ma più leggero rispetto a magari di fantasy, lezioni di fisica, che è non fiction. A me i romanzi delle sorelle Brown di Dahlia Hibbert piacciono moltissimo, mi divertono tantissimo, è sempre un piacere leggerli, e spero sia così anche per Eve Brown. Questo appunto è il libro lungo della sfida, e mi consentirebbe di finire anche la trilogia delle sorelle Brown. E in ultimo, attenzione, perché siamo a 6 libri, ne vorrei leggere altri due, e sto parlando dei due racconti di Fabio Bartolomei, Morti ma senza esagerare, e 18 anni e 10 giorni, che mi sono stati gentilmente omaggiati da Edizioni EO quando sono stata invitata in redazione a giugno. Mi hanno detto che sono delle letture feel good perfette per l'estate, e quindi chi sono io per non leggerle in questo periodo. Sono entrambi di più o meno un centinaio di pagine, 18 anni e 10 giorni sono 109, mentre Morti ma senza esagerare, che già il titolo mi ha conquistata, sono 104. Quindi sì, in realtà i libri sarebbero 8, però l'anno scorso ho barato molto peggio, perché ho scelto un racconto di 40 pagine e un silent graphic novel. Questi sono effettivamente tutti libri, per quanto corti, ma sono tutti libri, quindi anche se ce n'è uno in più, sono magari più corti di quelli che ho letto il primo anno, però magari se ne leggo uno in più compenso così. E basta, credo che questa parte introduttiva si possa chiudere qui, penso di aver detto tutto quello che dovevo dire, altrimenti ci sarà una postilla da Alessandra del futuro, e quindi nulla, ci vediamo a inizio maratona. Lunedì 14 agosto, primo giorno ufficiale di maratona di lettura, ore 15:44, non ho letto niente. No, no, non è vero, è una mezza bugia, oggi è la vigilia di Ferragosto, quindi siamo un po' impegnati con i preparativi per domani, quindi sono stata in giro tutta la mattinata e ho letto molto meno di quanto sono solita fare, soprattutto all'inizio di questa maratona, che ho un sacco di motivazione. Però stamattina, almeno mentre mi lavavo i denti, ho letto la prima lezione delle 7 brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, e adesso appunto con un attimo di tempo stavo pensando su cosa iniziare. Tra l'altro, nei giri di questi giorni ci ho dovuto infilare un giro in libreria per comprarmi dei segnalibri, perché non ce la posso fare a ricordarmi che me li devo portare se vado fuori Roma. Quindi fortunatamente la libreria dove andiamo di solito aveva questi legami che mi piacciono, ho preso due a caso, perché appunto ne leggerò più di uno contemporaneamente. Adesso stavo pensando se iniziare, quale dei due iniziare tra quelli che mi sono portato, ovvero Discesa tra i mostri di Neon Yang, oppure Il bar sotto il mare di Benny. Penso che leggerò questo, perché non so quanto riuscirò a leggere tra oggi e domani, quindi sì, penso che inizierò da questo. Però in questi giorni ho anche iniziato questo qui di Camilla Läckberg, e mi mancano 300 pagine, e devo dire che ho più voglia di leggere questo degli altri due, quindi magari se mi viene proprio la mattana potrei continuare anche questo e andare un po' avanti. Tra l'altro, sempre parlando della mancanza di segnalibro, questo stavo tenendo, ecco fatto, stavo tenendo il segno con la fascetta, quindi vabbè, spero di leggere un po' adesso. Niente, vi faccio sapere se non mi disturbano i calabroni, perché prima ne è entrato uno gigante, un calabrone, non una pelegnaiola, proprio un calabrone. Ore 9:02 di mercoledì, finalmente ho finito il primo libro. Sono tornata alla base, sono tornata a Roma, e così dalla mia faccia sono un po' stanca, infatti l'unica cosa che vorrei fare in questo momento è un pisolino. Sono passate diverse ore da stamattina e anche oggi non ho letto quasi nulla. Incredibile. Come avete potuto vedere, è stato anche difficile fare degli aggiornamenti recenti, forse perché sono andata in un periodo in cui al mare è pieno di gente e le case sono tutte appiccicate, siamo tutti con le finestre aperte, quindi si sente di tutto. E quindi vabbè, è andata così, mi dispiace, avrei voluto fare degli aggiornamenti. Però come sta andando questa maratona? In una sola parola direi uno schifo, perché siamo a mercoledì pomeriggio tardi e io ho finito solamente Il bar sotto il mare di Stefano Benni, che non mi è neanche piaciuto. L'ho iniziato lunedì, ho letto le prime 117 pagine e ho fatto una fatica allucinante, perché l'ho trovato troppo assurdo, sopra le righe, ma non in un senso divertente, cioè un senso proprio che
non capivo cosa stavo leggendo, cioè non mi faceva ridere un umorismo che non mi arriva, e soprattutto credo di aver capito che a me le raccolte di racconti non piacciono. Tendenzialmente mi serve una storia un po' più consistente, e quindi sicuramente questo non ha aiutato a velocizzare il mio ritmo di lettura. Poi ieri, che era Ferragosto, sono stata da mia zia dalle 11 alle 11, quindi non ho avuto proprio un momento per mettermi a leggere, e quindi l'ho finito stamattina presto. Poi sono appunto, siamo andati, partiti, e non ho più letto nulla. Certo è che lunedì, se non avessi letto 40 pagine del filo sbagliato di Camilla Läckberg, magari l'avrei finito. Quindi vabbè, adesso sono quasi a metà del libro, quindi probabilmente magari piano piano questa settimana appunto me lo leggo. Però è così, diciamo che non è partita proprio benissimo questa sfida. L'unica cosa su cui sono stata brava è stato rimanere in pari con le mie brevi lezioni di fisica di Rovelli, che mi stanno piacendo molto. È scienza divulgativa, quindi io mi sento comunque deficiente perché nelle materie scientifiche non è che brilli proprio, però sto seguendo, insomma sto capendo quello che spiega in questo libricino. Però mi piace iniziare la mattina con una di queste lezioni di fisica perché, non lo so, mi sono brevi, mi svegliano, mi attivano il cervello, e comunque questo libro mi sta piacendo. I programmi per il pomeriggio sono forse un pisolino, ma devo anche fare un sacco di cose da adulta, quindi tipo cambiare le lenzuola, fare una lavatrice, mettere delle cose in congelatore, disfare le borse, e per quello perfetto come sottofondo ci sarebbe un audiolibro che su Storytel è disponibile, La discesa dei mostri, tra i mostri, e quindi potrei entro sera magari finirlo perché non è lunghissimo, quindi questo forse mi rimetterebbe in carreggiata perché comunque sarei indietro di uno, però certo mi metterebbe un po' avanti se adesso non crollo addormentata. Comunque, in caso, se proprio ne ho voglia, posso anche andare avanti con Camilla Läckberg, adesso vediamo, appunto veramente mi farei volentieri una mezz'ora di sonno, non lo so, vi aggiorno in corso d'opera. Secondo libro finito, ora faccio un po' di merenda con la frutta e inizio, anzi continuo, con il terzo libro del Tensorato. Giovedì sera ho finito il terzo libro, quindi sono ufficialmente indietro di un solo libro. Yes! Buongiorno, è la mattina dopo, come si può intuire. E finalmente riesco a fare un primo aggiornamento serio da quando ho iniziato questo video, perché purtroppo non è esattamente andata come speravo questa maratona. Ci sono stati un bel po' di intoppi, soprattutto all'inizio, che per me è strano invece perché è il momento in cui di solito sono un po' più motivata e quindi riesco a leggere un po' di più. Invece questa settimana ho fatto un po' fatica a partire, però mi sto rimettendo in carreggiata. Sono riuscita a finire Il figlio sbagliato di Camilla Läckberg, che è un giallo svedese, un po' il mio guilty pleasure. Devo dire, questo avevo tantissima voglia di iniziarlo perché io lo ricollego proprio al periodo estivo. Non volevo portarmelo all'anno prossimo perché so che tanto d'inverno ho meno voglia di leggere questo tipo di storie. Erano tantissimi anni che non leggevo un libro suo, che sono sempre 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 molto scorrevoli, quindi effettivamente vanno via in pochi giorni. Però quando ho iniziato la maratona ero poco dopo pagina 100, non è che ero andata molto avanti, quindi in sostanza ho letto gran parte del libro durante questa settimana. Carino, ma essendo l'undicesimo libro di questa serie, il colpevole l'ho trovato pagine e pagine prima. Avevo capito praticamente tutto, movente, chi era stato, anche un'altra parte fondamentale per la risoluzione dell'omicidio. C'era solo un dettaglio che mi sfuggiva, però diciamo il resto l'avevo indovinato, quindi non è che è un libro a cui posso dare un gran botone. È comunque appunto un libro scorrevole, rimane tutto quello che ho detto, però una delle parti più belle dei gialli è avere la sorpresa finale in cui dici porca miseria, tutti gli indizi erano lì, questa volta gli indizi li ho colti e ho risolto. Quindi sì, c'è la soddisfazione di esserci arrivata, ma un po' il fastidio di esserci arrivata, non so se ha senso, però avrei preferito essere sorpresa. Ecco, comunque un libro
piacevole da leggere, soprattutto d'estate, sotto l'ombrellone. Questo è proprio il classico libro da ombrellone. 3 stelle, nulla di eccezionale. E poi mi sono dedicata al primo dei due libri del Tensorato, che in realtà è il terzo nella saga delle novelle, che volevo leggere per questa maratona, Discesa tra i mostri. E devo dire, per me il coinvolgimento in questa saga proprio zero patato ormai. Il primo mi era piaciuto, però dal secondo non mi interessa più. Cioè, nel senso, non mi dicono niente, non mi lasciano nulla. Nonostante in questo ci sia un cambio di format, nel senso che non è più una storia narrata, ma si seguono gli eventi tramite, diciamo, trascrizioni di interrogatori, diari, quindi comunque c'è anche questa parte interessante. Per me un libro appunto carino, inoffensivo, ma anche questo l'ho chiuso e non mi ha detto niente. E niente, però almeno ne ho finiti due, quindi adesso il totale è 3 e oggi volevo fare uno sprintino, se riesco. Sto comunque andando avanti con il libro di Rovelli, quindi le lezioni di fisica, quelle sono in pari. Volevo fare un po' uno sprint e vedere se riesco a leggerne altri 2, così che io mi rimetto effettivamente in pari. Quindi togliermi di mezzo il Tensorato leggendo anche l'ultimo, Ascesa alla Divinità, e provare a leggermi Il Viaggio di Alla, perché questo sono 150 pagine, quindi assolutamente fattibile in una giornata, e questo sono più pure meno, quindi insomma diciamo che dovrei, tra mattina e pomeriggio, dovrei riuscire a leggermi. Per questo non ho grandi speranze, cioè ormai mi sono abbastanza rassegnata al fatto che questa saga ha un buon inizio ma poi va in discesa a perdersi sul finale. Spero che questo mi piaccia di più, perché una cosa che un po' mi sta pesando di questa settimana è che nessuno di questi libri mi ha conquistato particolarmente. Cioè sono tutti libri un po', tra virgolette, mediocri. Forse mediocri non è neanche la parola giusta, però che non mi coinvolgono, che mi interessano il giusto, cioè libri che so finora che chiuderò e che mi dimenticherò. Spero che Il Viaggio di Alla sia diverso rispetto a tutti quelli che ho letto finora, anche se in realtà oggi, 18 agosto, è la data di uscita del nuovo album di Ozier, quindi in realtà prima di fare qualsiasi cosa oggi si procederà all'ascoltazione di quest'album che sto aspettando da mesi. L'ultimo album è del 2019, quindi sono passati un po' di anni e non vedo l'ora di ascoltarmi tutte le canzoni che non erano già uscite come singoli. Quindi gran parte della mattinata sarà dedicata appunto a quello. La prima canzone è iniziata da meno di un minuto e ho già la tachicardia. Iniziamo benissimo. Allora, sono arrivata alla seconda parte del Viaggio di Alla, però non so se riuscirò a finirlo entro stasera perché non è esattamente scorrevole. Comunque spero di riuscire ad arrivare alla terza, che è a pagina 107 più o meno, e magari leggermi l'ultimo pezzettino domani. Speravo di leggerne 2 oggi, devo essere onesta, e di rimettermi in pari, però per ora siamo a 4 libri su 5 giorni. Non voglio darmi per vinta, cioè alla fine se riesco a fare uno sprint ce la posso fare, ecco, diciamo non è scorrevole come quelli che ho letto finora. Ne sono successe di cose da quando ho fatto un aggiornamento parlato per questo video, e quindi devo parlare di un bel po' di cose, a cominciare dal fatto che ho finito il Tensorato. Ho letto Ascesa alla Divinità, quarto e ultimo libro del Tensorato. Questo è stato leggermente meglio del secondo e il terzo. Sarà che appunto mi ero rassegnata al fatto che mi interessa poco questa storia, l'ho trovato un po' più interessante, gli ho dato 3 stelle e mezzo. Non ho capito bene l'intento di questa saga, il primo me lo ricorderò sicuramente più chiaramente del resto della saga, però intanto l'ho chiusa. Quest'ultima novella l'ho trovata comunque un po' più interessante del resto, non mi sento di chiamarla una buona chiusura. Una saga molto particolare, strana, non necessariamente una cosa che consiglierei indistintamente a tutti, però ecco, questo è stato il quarto libro che ho finito ieri, diciamo primo pomeriggio. Poi, come avevo accennato, avevo iniziato Il Viaggio di Alla con la speranza di chiuderlo nel pomeriggio, e invece non è andata assolutamente così. Io avevo detto che era arrivata la seconda parte, dove sono rimasta, cioè non sono andata per niente avanti. Non è molto scorrevole, non mi coinvolge più di un tot. Ora, io non so bene cosa non vada in questo libro, perché alla fine mi sembra scritto bene, mi sembra tradotto bene,
la storia è appena cominciata. Certo, è molto veloce, per essere una prima parte ci sono dei riferimenti alla mitologia norrena e non lo so, devo dire, dopo aver letto la prima parte ero un po' satura, ecco, non avevo più voglia di andare avanti, quindi ieri, piuttosto che arenarmi su questo, la sera prima di andare a dormire ho detto vabbè, io me la tento e ho iniziato Morti senza esagerare di Fabio Bartolomei, che ho finito in un'oretta e mi è piaciuto tantissimo. Ho passato tutto lo spettro di emozioni, mi ha preso il magone all'inizio, mi sono messa a ridere andando avanti e anche alla fine mi ha quasi commosso. È la storia di Vera, una ragazza di 36 anni che perde entrambi i genitori in un incidente. La sera del funerale va a dormire, disperato ovviamente per la perdita, per il lutto, e la mattina si sveglia e i genitori sono di nuovo lì. Mi è molto piaciuto, gli ho dato 4 stelle e ho scoperto che in realtà è il primo di una quadrilogia, di cui il secondo è 18 anni 10 giorni, che è questo qui, e quindi ho iniziato un'altra saga. È stata proprio una piacevole sorpresa, quindi questo è stato il mio quinto libro, quindi in realtà ieri sera proprio a mezzanotte meno 10 mi ero rimessa in pari. Invece stamattina ho finito 7 brevi lezioni di fisica, mi rendo conto che è sabato e quindi che in teoria nei miei programmi avrei dovuto finirlo domani, però l'ultima era un po' più discorsiva, quindi ho deciso di leggerle entrambe, insomma di finirlo oggi. Insomma, confermo il mio giudizio positivo, anche a questo ho dato 4 stelle. In teoria io per oggi sono in pari, ho finito 6 libri, però non smetterò sicuramente di leggere, potrei finire con un giorno di anticipo, cosa mai successa di solito, anzi finisco il pomeriggio dell'ultimo giorno proprio di corsa. Quindi oggi pomeriggio cosa potrei fare? Potrei andare avanti col viaggio di Alla, oppure potrei, diciamo, scegliere la via più semplice e leggere 18 anni e 10 giorni, che devo dire sono molto in voglia da leggere, appunto per come è andato con il primo volume. Però ho una mezza idea di fare una follia, perché Andrea è a lavoro tutto il pomeriggio e io ho un po' di cose da sbrigare per casa, quindi potrei impazzire e decidere di leggere tutto At Your Age, Eve Brown. Ora, l'audiolibro sono 5 ore e mezza, io non credo di farcela tutto, però voglio tentare perché mi fa veramente ridere questa impresa. Poi io sono una che si distrae facilmente, quindi non lo so se effettivamente ce la farò, però vorrei provare, anche perché appunto ho diverse cose da fare in casa, in più devo anche uscire, devo fare un minimo di spesa, quindi potrei approfittare appunto di tutte queste ore in cui appunto devo girare per casa e fare tutte quelle attività per cui mi metto sempre un audiolibro e leggermi tutto questo, che sono un po' meno di 400 pagine. Vi faccio sapere. Piccola pausa di aggiornamento, nel frattempo mi sono dovuta legare i capelli perché sono a pagina 136 di At Your Age, Eve Brown e mi sta piacendo un sacco, dall'ambientazione in un B&B all'interesse amoroso, cioè Talia Hibbert scrive degli uomini che veramente non so cosa mi fanno. E io che non amo i romance, gli uomini che inserisce Talia Hibbert mi fanno impazzire tutti. E anche Eve, devo dire, mi sta piacendo. Io continuo a sentirmi più affine a Chloe per diversi motivi, però anche Eve mi sta molto simpatico per ora. Quindi adesso vado a occuparmi della cucina, che è sicuramente il tasto dolente, e continuo la mia lettura. Ho visto questo hack su TikTok, igienizzante, magari su Scottex, e poi gli elettrodomestici fatti di acciaio, così leva le ditate, e mannaggia loro, funziona. Jacob lay back in bed and stared at the sun-washed ceiling. The mysterious groans and thumps from next door continued. He'd had to text Eve about it. Not because he thought she was doing something terrible. Ore 7:24, mi mancano 100 pagine alla fine. Non so se ce la faccio entro oggi, devo dire sono abbastanza dubbiosa, anche perché sono abbastanza stanca, però non mollo. Ore 22:46, ho finito il libro, voglio solo andare a dormire, ma ho anche finito la challenge di Goodreads, ottimo, grandioso, e ho anche finito questa challenge, 7 libri in 6 giorni, e ho ancora tutto domani, pazzesco. Sono faticosamente arrivata
alla terza parte, quindi mancano 35 pagine, però ragazzi, mio Dio, che fatica. Carburante per l'ultimo sprint per finire le ultime 20 pagine, ce la posso fare. Eccoci qui per tirare un po' le somme di come è andata questa settimana, che nella mia testa è durata 150 anni, non so perché mi è sembrata una settimana lunghissima. Eravamo rimasti a sabato sera quando avevo finito effettivamente 7 libri in 6 giorni, che già di per sé è una vittoria, ma mi sono detta non esiste, mi fermo qui, e quindi domenica mi sono incaponita e ho iniziato la giornata con 18 anni e 10 giorni. Che è andato via velocissimo. La protagonista è Camilla, che al compimento di 18 anni, proprio il giorno del suo 18esimo compleanno, riceve una lettera dalla madre e una dal padre, che le dicono che stavano aspettando solo che lei raggiungesse la maggiore età per lasciare l'altro genitore. Quindi lei improvvisamente si ritrova da sola e racconta questi primi 10 giorni della sua, tra virgolette, vita da adulta. Devo dire che mi è piaciuto, meno di morti ma senza esagerare, anche perché secondo me i due grossi punti deboli sono che si vede che Fabio Bartolomeo non è mai stato una ragazza adolescente, ma anche che è passato diverso tempo da quando è stata adolescente, quindi questo secondo me ha un po' stonato nella lettura, però tutto il resto l'ho trovato molto divertente, molto di intrattenimento, efficace, quindi questo è stato un altro libro che comunque mi è piaciuto abbastanza, ho dato comunque 3 stelle, quindi comunque una lettura soddisfacente. Quello su cui stavo per onestamente gettare proprio la spugna, cioè non ce la facevo più, è Il viaggio di Alla. Confermo quello che avevo detto, cioè non c'è nulla di sbagliato in questo libro, solo che a me non interessava minimamente. Allora mi ero detta vabbè basta, tanto ne ho letti già 8, chi se ne importa, però mi mancavano 50 pagine alla fine e ho detto non posso mollare adesso, non posso. E quindi molto faticosamente, cioè proprio sono arrivata a un punto in cui dovevo rileggere le frasi perché mi rendevo conto che il mio cervello era altrove, cioè i miei occhi leggevano quello che era sulla pagina, ma il mio cervello non stava assorbendo assolutamente nulla. Un po' un peccato, speravo insomma di farmi un piacere di più, e invece no. Però l'ho finito, l'ho portato a compimento e questo è stato il 9° libro in 7 giorni, assolutamente incredibile. E grazie a questi 2 libri sono riuscita a raggiungere il mio record assoluto di libri letti in una settimana, perché di solito appunto arrivavo a 7, risicata molto spesso con dei manga, graphic novel, invece quest'anno mi sono proprio gasata e ho letto 9 libri per un totale di 1627 pagine. Ho dato 2 stelle, 2 3 stelle e mezzo, 3 3 stelle e purtroppo 2 2 stelle. Mi sento di dire che questa forse è la mia maratona nel mezzo, un po' perché a livello di soddisfazione personale, cioè di quanto ho letto, sicuramente è quella in cui ho avuto più successi, in cui mi sono riuscita a ritagliare meglio il tempo, in cui mi sono gestita meglio tutto, però forse proprio a livello di letture è quella un po' meno soddisfacente, perché è la prima volta che non ho libri da 5 stelle. Va anche detto che è la prima volta che non ho libri da 1 stella, quindi è un po' una maratona nel mezzo. Sono comunque contenta di averla fatta, questo lo dico ogni anno, perché mi dedico un po' ai libri che volevo leggere da tanto, mi dedico molto alla lettura e comunque mi diverte sempre tantissimo far vedere quanto sono disagiata. Credo di aver detto tutto quello che volevo dire, io spero semplicemente che questo video vi sia piaciuto, se è così ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti, e noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!